Apre ufficialmente le porte il teatro Open Air in Piazza Teatro, un contenitore culturale che accoglierà eventi temporanei come spettacoli, mostre e proiezioni cinematografiche. Frutto di un accordo tra il Comune di Trani e Confesercenti BAT nell'ambito del secondo bando del distretto urbano del commercio, ha l'ambizione di ricordare il glorioso teatro di Trani, costruito alla fine del 1700, che fu poi abbattuto nella seconda metà del Novecento dopo essere stato danneggiato a seguito di un bombardamento nella Seconda Guerra Mondiale. È un recupero di un luogo pubblico a disposizione dei commercianti, degli imprenditori, delle associazioni e di tutta una serie di soggetti che hanno comunque la possibilità di usufruire di uno spazio entro cui poter svolgere delle attività e delle manifestazioni culturali. La struttura temporanea, che sarà di facile rimozione, ha una superficie pari di circa 100 metri quadri ed è composta da gradonate che accoglieranno 80 sedute per gli spettatori. Fino al 30 giugno 2024 si potranno realizzare iniziative, previa approvazione di una commissione, per valorizzare l'area storica anche a supporto del commercio, del turismo e dell'artigianato. Una struttura considerata un punto di partenza e non un punto d'arrivo. Un punto di partenza che permette a tutte le attività della piazza di essere rivalutate con gli avvenimenti che possono essere portati nella struttura stessa. Il teatro all'aperto, progettato dagli architetti Greta Torsello, Antonio Paolillo, Anna Mangione e realizzato dall'impresa 3G SRL, è pronto a partire.